Ok, dopo aver ripassato adeguatamente la parte sulla cinematica e sulla dinamica, oggi vediamo un punto cruciale. Vediamo oggi uno dei capitoli sicuramente più interessanti dal punto di vista scientifico, ma anche storico e culturale. Perché? Perché la radice di questo è quello che ha portato a una rivoluzione scientifica, a quello che storicamente viene indicato come la nascita del metodo scientifico, cioè a un modo di pensare completamente diverso dall'epoca precedente. Prima di tutto, le fonti. La fonte principale, una delle principali, è questo libro. Qui conviene scrivere in bianco. Ok? Il voto dei pianeti, la Michele Lucchese italiana del 1997, sottotitolo è una lezione inedita di Richard Feynman. Questa è una lezione che Feynman ha tenuto nel 64 all'Università della California, a Caltech, e è il nocciolo di quello che voglio raccontarvi. Percorre la strada che ha fatto Newton per arrivare alla legge di gravitazione universale. Ok? Questo è il testo principale. Poi c'è sicuramente importante questo, Edward Jolenik, un K. Universo meccanico, questo è Mollati Bolinieri, qui invece questo giornalista descrive come si viveva al tempo di Newton, da, a parte un'ottima introduzione storica all'epoca di Newton, anche l'introduzione culturale alla gravitazione universale. Dopodiché questo è sicuramente un testo da non trascurare, La rivoluzione dimenticata di Feltrinelli. Lucio Russo insegna storia della scienza alla Sapienza di Roma, e poi sempre stesso autore, flussi e riflussi. Dopodiché questi li citerò molto spesso più avanti, quindi per adesso non vi dico niente. Poi c'è
Questo è il padre della gravità quantistica, Carlo Rovelli, nato a Verona tra l'altro. Attualmente lavora all'Università di Marsiglia in Francia. Questo però è un testo che mette a dura prova. La parte finale mette a dura prova. Poi sono diversi ottimi autori, tutti di origine spagnola, che mi sento di citare. E la legge di gravitazione universale è sempre RBA 2012. Allora, se guardate su un libro di testo qualsiasi, quando parla della legge di gravitazione universale, dice che la legge afferma la seguente cosa: se ho due corpi puntiformi di massa m1 e m2 separati da una distanza r, se r è il vettore posizione di 2 per 2 rispetto a 1, allora ad esempio sul corpo 2 agisce una forza il corpo 2 viene attratto verso il corpo 1 e il corpo 1 verso il corpo 2, cioè i corpi si attraggono con una legge che è data da il prodotto delle due masse diviso il quadrato della loro distanza per una costante che si chiama costante di gravitazione universale, e questo meno sta a indicare che è attrattiva. Il corpo 1 attrae il corpo 2, il corpo 2 attrae il corpo 1 con una forza, come dice il dato pubblico della dinamica, uguale intensità e direzione ma opposta come verso. Ok? Quindi la legge di attrazione universale, tutti i corpi si attraggono con una forza che è proporzionale ai prodotti delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Questo R è quel che funziona un versore, è del vettore unitario che va da M1 a M2. E serve per indicare, chiamiamolo in azzurrino.
se volete, R, posso pensarlo come la lunghezza della freccia R che è il versore. Ok. Questa legge universale unita unita ai principi della dinamica è il contenuto del testo Filosofie Naturalis Principia Mathematica che Newton ha pubblicato nel 1687 e che ha presentato alla Royal Society, nata da una ventina d'anni circa, nel 1606. E contiene tutte le regole base per interpretare i moti celesti ma anche i moti sulla terra, quindi quasi 230 anni circa, due secoli e mezzo, quando un ingegnere e un tecnico della NASA vogliono mandare lo shuttle in orbita alla Luna, non possono ignorare questo. Questo viene sfruttato ancora adesso. Okay. Costituisce il fondamento su cui è basata la fisica classica. Classico significa che non va mai fuori moda. Non smetterete mai di usarlo. Può essere specificato, migliorato, raffinato in qualche contesto, ma funzionerà sempre. Significa la parola classica, come dice. Ok? Il fatto che questo principio e la gravitazione universale sono in realtà un punto di arrivo di un processo iniziato molto 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 tempo prima. Questo processo consiste nel interpretare i moti celesti. Lo studio e l'interpretazione dei moti celesti, della struttura dell'universo, è probabilmente una delle prime nate tra le scienze naturali. E interpretare il modo dei pianeti ha in realtà cambiato il modo di vedere anche quello che c'è sulla Terra, cioè per capire cosa succede, perché se io
non lo faccio, ma se lascio questo, questo cade e come cade, sotto questo c'è questo tipo di storia. Sembra un paradosso, no? Per vedere cosa funziona più da qua vicino devo guardare molto 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 lontano. Non mi ricordo più quale storico diceva, per avere un'idea del futuro non c'è altro posto dove guardare che il passato. E cosa che muove questa esigenza? Perché c'è bisogno di conoscere il moto dei cieli? Beh, le esigenze sono di tipo essenzialmente nate in ambito religioso, perché non c'è praticamente cultura o popolazione che non associ gli astri a delle divinità. Questo ovviamente in epoca antica. L'idea, la struttura del cosmo è la seconda figura. La figura del cosmo è essenzialmente un prodotto della opera divina. Un esempio, questo è un papiro, molto papiro di Greenfield, dall'archeologo che ha trovato 1600 avanti Cristo, e mostra come la cultura, la civiltà egizia intendeva il cosmo. C'è una divinità che rappresenta la terra, Nut, il cielo, in qualche altro papiro, in qualche altra raffigurazione, con spazio di stelline, di puntolini luminosi, e Shu, la divinità che rappresenta il sostegno dei cieli sulla terra, poi aiutata da altri due, Gebe e la terra. È un'opera divina. Io non posso capire, è qualcosa di prodotto da una divinità. Quindi è qualcosa che appartiene alla sfera mitologica. E perché deve essere qualcosa prodotto dalle, legato alla divinità? Beh, fate conto che in base alla posizione degli astri nel cielo, un tra virgolette sacerdote o comunque un buon osservatore, diciamo, chiamiamolo con il gergo attuale, poteva prevedere la stagione dell'anno e quando sarebbero state le piene del Nilo. E per una persona che ignora completamente, non ha nozioni scientifiche di qualsiasi voglia natura, vedere come riesce a prevedere quando il Nilo esonda e quindi quando prende la terra fertile, questo è un atto magico, un atto divino. Oppure riuscire a calcolare le date in cui cambiano le stagioni o come si alternano fenomeni celesti e quindi fenomeni naturali associati alle stagioni, è una cosa che uno attribuisce a qual'entità superiore. Non è una cosa che può fare, tra virgolette, chiunque. E quindi rientra nella sfera, tra virgolette, magica, nella sfera mitica, nella sfera religiosa. E questo è dominio, proprietà di persone particolari, normalmente sacerdoti o comunque persone che dipendono, che sostengono, ecco, il potere personificato dal faraone in Egitto o dall'imperatore in Cina o in altri popoli, i popoli mesopotamici, perché essendo il faraone esso stesso una divinità, era padrone e era quello che costruiva e faceva sì che le cose funzionassero come funzionano. Ok?
Questo non significa che questo sia tutto da buttare, tutt'altro. Gli Egizi sono stati i primi a introdurre il calendario di 12 mesi. Ha diviso l'anno in 12 mesi, lo dobbiamo agli egiziani. Alla cultura mesopotamica dobbiamo l'unità di misura dell'angolo in giro in 360 gradi e degli angoli in sessantesimi, gli angoli sessantesimali. Contavano in base a 60. Perché? Perché era più facile scrivere i numeri. Il primo sistema di calendari di questo tipo risale proprio a quell'epoca, circa 3.000-3.500 anni fa. C'è, tra l'altro, non se la trovo, una... Quindi, calendari, okay, il sistema di datazione, previsione di eventi sia naturali, le stagioni, il bene del Nilo, che cosmici, le eclissi. Già i sumeri riuscivano a calcolare, a prevedere l'evento, il verificarsi di un'eclisse. I primi cataloghi o collezioni comunque di mappe stellari sono egizie. C'è la foto che volevo mostrarvi, è una, che dopo troverò da qualche altra parte, una tavoletta di epoca di origine mesopotamica che riporta il primo avvistamento della cometa di Halley. Se guardate una mappa dell'Egitto e soprattutto la zona di Giza, la posizione delle piramidi, di quelle piramidi che sono rimaste, sono tre, sono allineate, cioè se lo guardate adesso non vi dice niente, perché puntano in una posizione strana, ma all'epoca in cui furono costruite, 2500 anni prima di Cristo, puntavano verso il nord, che a quell'epoca era nella costellazione del Drago, la particolare costellazione di Vega, scusate, che adesso si è spostata a causa della precessione degli equinozi, che avevano intuito gli astronomi egizi, che è poi stata confermata e verificata dagli greci al Parco. Questo prevede una conoscenza del cielo non banale. Veniamo, se invece dovrei averlo, è un software che mi permette di simulare il cielo notturno, è gratuito, si può scaricare quando lo volete, funziona per tutto, permette di vedere i oggetti stellari, la Luna, Saturno, Marte, si può accelerare lo scorrere del tempo e cominciate a vedere, ci sono degli oggetti stellari, una massa globulare, una galassia, massa farfalla, Marte, e con oggetti che salgono dall'orizzonte. Andiamo verso nord. E questo mi serve per che cosa? Che cosa vedete qua? Ormai la luce è mi offusca un pochetto. Tutto il cielo ruota, gira. E come interpreto questo? Beh, attorno al VII secolo avanti Cristo,
in Grecia. L'idea del cosmo è l'idea di un sistema finito, fatto da terra un disco, su questo disco c'è una calotta, su questa calotta ci sono incastonate le stelle, queste ruotano, occidente all'oriente, quando arrivano sull'orizzonte salgono su una barca e fanno il giro dall'altra parte. L'idea era che questo disco navigava su un mare d'acqua. Questa era l'idea del cosmo di quell'epoca, che nessuno si permetteva di discutere. Ora torniamo al video. Se si riesce a vedere, dice beh, ma vedete Vega qua sotto l'orizzonte e poi dopo non si riesce mai a rivederla, eccolo, risale. Lui dice ma se, beh, a quell'epoca non c'era la casa, insomma gli alberi c'erano, le montagne c'erano. Ma se io vedo uno che camminando sparisce dietro questa casa e poi riappare al limite opposto, cosa penso? Che dietro la casa non c'è niente, lui riesce a passarci dietro. Perché dovrebbe essere diverso per gli stelle? Il problema è che fine fanno le stelle di giorno? Dove vanno a finire? Allora, c'è stato uno fondamentale per la nascita del pensiero scientifico che ha detto no, in realtà io ho cielo sì sopra la testa ma anche sotto i piedi. La Terra è un disco, c'è cielo sopra e sotto. Se vuoi andare, vai a tu dire a uno che c'hai il cielo sotto i piedi adesso. Questo è Anassimandra di Mileto, 610 fino a 550 quando è morto, non mi ricordo, allievo di Taleto. Dicevo no, la Terra è un disco, un cilindro per essere più esatto, dove su e giù hanno sono direzioni equivalenti e durante il giorno ci sono fatto che andare a passare di sotto e passano dall'altra parte, quindi la Terra non è altro che un oggetto sospeso nello spazio e non c'è nessuna ragione per la quale deve andare da una parte o da un'altra, sta dove sta. Questo è uno sforzo di fantasia straordinario, incredibile, non solo, ma con Taleto Anassimandro nasce il pensiero scientifico, cioè si riconduce la natura a qualcosa di naturale. Non c'è nessuna divinità qua dietro che ha tagliato il cilindro fatto come fatto, o quello tiene su o quello mette giù. Dopo, tra l'equivalenza dell'alto basso e l'equivalenza di tutte le direzioni, il passo è breve. Una generazione dicono no, la Terra è una sfera, già i pitagorici lo dicono. Sentirete più volte dire Colombo ha avuto problemi a viaggiare verso le Indie perché dicevano che la Terra era piatta. Questo è storicamente falso. Colombo ha avuto problemi a viaggiare verso le Indie perché aveva torto. I suoi oppositori dicevano tu non ce la farai mai ad arrivare alle Indie perché per nave fare il giro della Terra è impossibile, è troppo lungo. Avevano ragione. Se avesse avuto ragione
Colombo sarebbe morto in mare. La nave non era in grado di portare approvvigionamenti a sufficienza per arrivarci. Sicuramente non acqua. Colombo ha barato perché ha fatto il raggio della Terra più piccolo. Il raggio della Terra, quel 6% di incertezza misurato da Eratosthene nel secondo secolo avanti Cristo. A parte questo, la Terra è una sfera. Perché? Perché questo si combina bene con il moto della sfera celeste. Le stelle girano attorno. Come girano attorno alla Terra? Beh, il passo successivo è un certo Eudossio di Cnido, 408-355, e dice: la Terra sì, è una sfera al centro dell'universo, ferma lì sospesa, nessuno la muove, e tutto le gira attorno. Il modello delle sfere ovocentriche. Cioè con lo stesso centro che è la Terra. Il primo modello in 3D dell'universo. Nello stesso periodo in Cina, forse ve l'avevo già detto, nasce l'imperiale istituto di astronomia per volontà dell'imperatore, che aveva bisogno di qualcuno che lo aggiornasse sulle situazioni meteorologica e del calendario e degli eventi naturali e sociali, proprio volete religiosi. Tra l'inizio del VI secolo a.C. e l'arrivo dei Gesuiti, 1400, okay, quindi 20 secoli, un popolo come Cina, grandissima cultura, aveva accumulato conoscenze astronomiche e scientifiche comparabili con il Maestro di Tolomeo, un pochettino più scarso. Questo è quello che significa stare in un clima culturale piuttosto che in un altro. Non è che nessuno abbia mai avuto questa idea, sicuramente anche qualche cinese l'ha avuta, ma bisogna difendere le idee, bisogna combattere per farle conoscere. Non ce la massatina per sé, non serve a niente. Funziona questo di essere un centro per risposta? No. Perché? Perché quello che vedo in cielo e quello che vedo usando questa tecnica non vanno tanto d'accordo. Ok? Beh, allora cosa posso fare? Attenzione a questo nome, fatemi notare, 310-230. È vero che la Terra è una sfera, ma non è per niente ferma. Ruota attorno al Sole, è il Sole il centro dell'universo. Se faccio così funziona meglio. Non solo, ma domanda che si farà anche molto più tardi Galileo e che faranno i detrattori di Galileo: se la Terra si muove, come faccio a non rendermene conto?
posso benissimo calcolare la velocità a cui viaggia la Terra attorno al Sole. Ebbene. Nel 190 avanti Cristo, probabilmente uno dei più grandi astronomi della sua epoca, questo Seleuco di Babilonia, studia le maree. Nella sua opera, non l'ho ritrovato, un testo importante, Plutarco, secondo dal 50 al 120 d.C. è vissuto, Platonice Questiones, dice: doveva pensare Timeo, il tizio di cui si sta riferendo, che la Terra fosse stata progettata non confinata, stabile, quindi fissa in un punto, ma rivolgentesi, modo di evoluzione, e ruotante, modo di urlo, come successivamente affermarono Aristarco e Seleuco, il primo assumendolo solo per ipotesi, il secondo dimostrandolo. Utilizzando lo studio delle maree, aveva dimostrato che non possono essere interpretate se non coi moti della Terra. La prima interpretazione e teoria sulle maree è del 190 a.C. Qualunque testo prendiate di storia della scienza l'attribuisce a Newton. Ahimè, però è andata perduta. Plutarco però la riferisce. Sto per finire. Come al solito sono stato molto più lungo di quello che pensavo, ma riprenderemo prossimamente.